Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi si torna a parlare di fumetti e visto che la Panini ha appena fatto uscire queste due versioni di Civil War, classico Civil War e Civil War 2, abbiamo deciso di fare quattro chiacchiere su questo evento che è diventato famosissimo anche dopo il film Capitan America Civil War, appunto. Eh sì, per l'occasione, intorno a quel periodo in cui uscì appunto Capitan America Civil War, uscì anche un cofanetto che raccoglieva tutto quanto ciò che c'entrava con Civil War. Abbiamo fatto l'unboxing, abbiamo parlato di Civil War, però viste appunto le uscite, come ha detto Maga, volevamo un po' entrare più nel dettaglio su cosa pensiamo io e Maga del primo capitolo e del secondo uscito un paio di anni fa. Nel primo capitolo, questa versione uscita da poco della Panini Comics è in bianco e nero e sempre scritta ovviamente da Mark Millar e disegnata da Steve McNiven. Esatto. E è una delle storie probabilmente più belle dell'era moderna della Marvel. È stato il mio primissimo crossover, io mi ci sono affezionato subito, mi è piaciuto da morire e anche la critica l'ha premiato su più fronti. È una storia ben scritta, è una storia ben disegnata, ha portato a un periodo molto oscuro per alcuni personaggi, per altri meno, tipo Captain America che ci lascia le penne, però Spider-Man ha dato il via al suo periodo Back in Black, che ritorna col costume nero, e diciamo che ha sconvolto bene l'universo Marvel a suo tempo e diciamo che qualcosa ancora viene richiamato ed è sì. Per questo che probabilmente due anni fa sì. Hanno fatto Civil War 2. Allora, questo seguito, abbiamo discusso prima io e Dalm, è un seguito che ci sta, però non c'era proprio bisogno di farlo. No. E forse hanno cavalcato, ma giustamente, anche perché se io fossi la Disney, la Marvel, proprio dico bene, faccio uscire il film di Capitan America, allora ci smacco lì Civil War 2, vendo di sicuro tantissimo, lo do in mano a Bendis che è quasi una garanzia, e venderò tantissimo comunque. Sì, è successo, però ha diviso un po' la critica. Personalmente abbiamo deciso di non fare il classico Maga consiglia su questo volume, perché è un fumetto che ci divide, non tanto perché il fumetto in sé sia brutto eccetera, però storicamente questi seguiti un po' diciamo sull'onda del primo non ci piacciono gran tanto. Sì, esatto, è uscito un po' un minestrone riscaldato che vede comunque due fronti diversi. Di buono ha però che per chi ha visto Infinity War e volesse saperne di più su un personaggio che qui troviamo in copertina, ovvero Captain Marvel, questo fumetto può tornare utile, perché i due fronti che vanno a scontrarsi non sono più Iron Man e Cap come nel primo, ma è sempre Iron Man contro la biondissima Captain Marvel. Nel primo c'era l'atto di registrazione dei superumani che vedeva appunto Tony Stark favorevole e Capitan America no, qua invece c'è dietro proprio scritto proteggere o cambiare il futuro, e Capitan Marvel favorevole a bloccare questi praticamente avvenimenti prima che si avverino, perché c'è questo inumano Ulysses praticamente che ha il potere di prevedere il futuro, quindi capisce le catastrofi prima che le catastrofi si presentino, anche magari, che ne so, vede il futuro di Dalm fra 3 ore va in macchina e uccide 150.000 persone. Hai il Caterpillar che proprio che... No, però più nel dettaglio c'è una persona nel fumetto che ad esempio è una tizia che però viene fermata perché in realtà è una terrorista, quando lei in quel momento lì non è proprio non è una terrorista. Sì, ma non è neanche in mente di fare l'atto di terrorismo proprio, non... Esatto, quindi diciamo che questa cosa divide Iron Man, che è un po' più viviamo il presente e agiamo quando c'è da agire, è una Captain Marvel invece che è più per se possiamo prevenire è meglio che curare, sì. Diciamo. Per quanto riguarda anche i volumi, diciamo che Civil War 2 ha voluto osare, ha ucciso dei personaggi molto importanti per l'universo Marvel e da lì si è un po' smossa tutta la trama. Là invece ci sono questi New Warriors che vanno a combattere dei cattivi che dopo Nitro si fa esplodere, ci sono delle vittime eccetera, quindi diciamo che un po' l'incipit è simile. Sì, c'è una scintilla, c'è la goccia che fa traboccare il vaso che porta al conflitto, al
dalla divergenza di idee che scorre tra i vari supereroi in Civil War, appunto, il lato di registrazione, poi che viene obbligato a chi è vigilante mascherato a dare il proprio nome e cognome al governo per poter, diciamo, essere registrato su quello che fa e quello che combatte, eccetera. E... sì, qua invece, per dirti, hanno lo SHIELD con Capitan Marvel che praticamente collabora e dicono: bene, se possiamo prevenire i disastri lo facciamo. E invece da una parte Iron Man e Capitan America che dicono: no, beh, se si può impedire, ok, però non bisogna restare, bloccare, eccetera. Diciamo che sono delle linee di pensiero condivisibili entrambe, sia nel primo che nel secondo, però il metodo di sviluppo, eccetera, fa sì che gira e rigira capisci che magari un personaggio è più cattivo e un personaggio è più buono, almeno così ti fanno pensare. Dopo probabilmente tutti e due alla fine hanno ragione, sì. Perché la verità assoluta non c'è, qua si capisce, però diciamo che nel secondo volume è un po' mescolata, è un po' forzata, anche tantissimi personaggi, i Guardiani della Galassia, lo Spider-Man, Miles Morales, eccetera, insomma, dei personaggi nuovi che secondo me hanno voluto inserire per cavalcare un po' magari la notorietà, il film, eccetera. Operazione commerciale sì, fumetto bello sì, lo consiglio ai novizi, per magari chi si aspetta una saga epocale della Marvel potete anche guardare oltre, non che sia brutto, anzi, perché mi sono divertito a leggerlo, specialmente in questo volume, l'omnibus che contiene praticamente i brossuratini che uscivano, e si capisce bene, la storia è ben presente, non ci sono tutti i tie-in, eccetera, però la storia principale si segue. Diciamo che sa di già visto. Sì, un po' sì. Un'occasione mancata. È un'occasione mancata. Per chi è appassionato di film e serie TV può trovare in Civil War 2 delle somiglianze con Person of Interest, con Agents of S.H.I.E.L.D., con Minority Report, il film con Tom Cruise, che ci sono questi agenti che riescono a prevedere il futuro. È una mescolanza di trama, una mescolanza di storie che probabilmente ha reso una sceneggiatura un po' non... che annoia. No, ma non è neanche che annoia, è proprio che sa proprio... cioè, hanno già avuto l'esperienza di Civil War 1. Perché rimettersi a fare la stessa cosa in Civil War 2? Cioè, lo dicono anche dentro il fumetto, non ci può essere nel Campidoglio una guerra tra... una lotta tra supereroi, eccetera. Insomma, è già visto, cioè, è già successo, la storia insegna, ok? Quindi, anche mettere gli inumani, farli così importanti, è giusto. Però in quel tempo, ricordiamo tutti, che se vogliamo fare i maliziosi, che la Disney non aveva in mano gli X-Men. Quindi aveva gli inumani da spingere. E forse metterli dentro, diciamo che è stato tutto un connubio di idee che ha fatto partorire questa storia. Per carità, buona storia, però non è all'altezza della storiona precedente. Sarà... la novità, era la novità del tempo, non lo so. Probabile, poi nel 2006 doveva ancora partire il Marvel Cinematic Universe, quindi diciamo che l'importanza che si dava alla carta stampata piuttosto che al cinema era molto più pesante. Qui è uscito nel 2016, dove la fase 3 del Marvel Cinematic Universe ormai era sulla strada del tramonto, perché dopo due anni sarebbe uscito quello che è, secondo me, il film migliore dei Marvel Studios, ovvero Infinity War. E quindi hanno, diciamo, colto l'occasione per poter buttare dentro tutti i personaggi che abbiamo visto al cinema, che la gente, a cui la gente si è affezionata, perché volenti o dolenti, ragazzi, le icone del fumetto sono gli attori che li interpretano al cinema. Noi ci ricordiamo di Captain America non perché disegnato da McNiven o da Marquez in questo volume, ma perché è interpretato da Chris Evans al cinema. Quindi diciamo che il cinema comanda anche nel mondo della carta stampata, e questo ne è un esempio lampante. Sì, ha proprio perfettamente ragione, anche perché dentro al fumetto ci sono dei bei dialoghi nel 2 tra Tony Stark e Steve Rogers, che ho imparato a non darti contro
o comunque a non avere le idee diverse dalle tue, perché le tue sono sempre quelle positive. Quindi, diciamo che il fumetto preso come fumetto singolo, quindi l'uno e il due, sono due cose simili ma completamente diverse. Questo è, diciamo, un capolavoro per il tempo in cui è uscito, per anche la novità che ha portato nel mondo dei fumetti. Il 2 è quasi un omaggio che però ha voluto forzare un po' la mano. Sì, perché se il primo, appunto, come ho detto all'inizio del video, è riuscito a smuovere veramente tantissimo il panorama editoriale della Marvel, perché Capitan America muore, perché quindi il suo successore diventa Bucky Barnes, E lì che mille storie. è lì mille storie, Spider-Man, perché si è rivelato al mondo nel primo volume, vede un cecchino che uccide, che quasi uccide sua zia. Lui ci muore dentro praticamente, e quindi, ritornando a usare il costume nero, c'è questo periodo. Sì, e da lì dopo parte un casino della Madonna per Spider-Man, lì ha fatto Sì, del successo di esatto. tutto. Diciamo che quindi ha veramente cambiato tanto. Dopo Civil War 2 non ci sono queste ripercussioni. Sì, ci sono state, per carità, però non così evidenti come nel primo Civil War. Quindi, tornando all'ultimo discorso, che è l'edizione, l'omnibus classico della Panini, è uscito stranamente senza le immagini dietro, di solito lo Sì. fanno, però magari di quelli vecchi più che di quelli nuovi. E molto ben fatti, i disegni sono bellissimi, sempre con la sovraccoperta, e un'edizione veramente di prestigio. Questa qua è proprio da mettere là in collezione, eccetera. C'è anche Thanos dentro, se volete, quindi ci sono proprio tutti, veramente tutti, Pantera Nera, il vecchio Logan, cioè veramente. Allora, da leggerlo è da leggerlo. Il mio consiglio è questo: se volete avere una continuità della Continuity Marvel, leggetelo assolutamente. Se invece cercate la storia d'impatto o collezionate solo pietre miliari, prendete solo il primo, sempre che non l'abbiate già fatto. Il primo in questa edizione è veramente bella. Sì, l'abbiamo già visto con il volume di Captain America, Sì. eccolo qua. Questo ha una sovraccoperta in PVC trasparente che va a coprire un volume veramente ben fatto al tatto. Le pagine sono tutte in bianco e nero. Sinceramente, a me il bianco e nero disturba la vista, quindi diciamo che io questo non l'ho preso, lo prenderei solo per un fattore affettivo, perché Collezionistico, collezionistico, perché ci sono affezionato molto. però secondo me, per chi apprezza proprio i disegni e basta, è molto bello. Anche per chi studia disegno, forse queste Sì. versioni sono veramente spettacolari, anche le ombre, eccetera. Qua si vede la maestria nell'uso della china, cioè Sì, le chine qua esatto. sono Anche belle qua, però toccate. abbiamo visto che ne hanno presentati parecchi di volumi in bianco e nero, quello di Capitan America, questo qua di Civil War, quello anche di Sì. Spider-Man, non mi ricordo se ne hanno presentati altri, e quindi probabilmente, magari a me e te piace più il colore, però tanti secondo me apprezzano molto moltissimo l'immagine in bianco e nero, ed è giusto che la Panini faccia uscire anche questo. Io direi che questa lunga chiacchierata su Civil War 1 e 2 è Diciamo che è conclusa. stata anche difficile da fare, perché parlare di una storia che a me non ha lasciato niente dentro, quindi non riesco ad esprimere Il dei 2. pareri. Il Il 2, 2. sì, scusate, del 2 a me non ha lasciato niente dentro, quindi Quando Dime ancora piange, oggi si legge l'1. esatto, quando voglio deprimermi io mi leggo questo, perché non deprimermi, però è una storia che leggo sempre volentieri, perché sono consapevole che questa veramente è una pietra miliare e non è una minestra riscaldata del panorama cinematografico che hanno voluto prendere per diciamo spingere il successo di questo qua, e non è una storia Sì, che cioè è una storia passabile, diciamo così. È sì. bella da un punto di vista visivo, artistico, è fatta bene. E Bendis è sempre bravo a raccontare la sua storia, però la storia non ha niente di nuovo, o comunque ha degli incipit simili al precedente, che hanno fatto sì che il sequel non sia all'altezza. Spero, viva Dio, di non vedere mai un Civil War 3, perché No, beh, se lo fanno vuol dire che alla sono frutta. alla frutta, esatto. E però noi, da buoni
collezionisti ed amanti dei fumetti, ce l'abbiamo sia io che Daim, quindi è proprio, ve ne abbiamo parlato appunto con il cuore in mano per essere sempre trasparenti al 100%. A noi l'arte del fumetto piace, a volte ci sono delle storie che restano, a volte ce ne sono delle storie che non restano, però i supereroi dentro presenti ci piacciono, siamo innamorati dei supereroi. Speriamo che non succeda lo stesso con Infinity Wars, esatto, che è il prossimo crossover che uscirà in America, mi pare a settembre, da noi dovrebbe arrivare nei primi mesi dell'anno prossimo circa, mm-hmm. E che richiama chiaramente Infinity War ed esce ovviamente nell'anno in cui è uscito il film. Io spero veramente che non sia perché è uscito il film e che ce l'abbiano in testa da un bel po' di anni il ritorno di Thanos e sì. A me non piace però leggere commenti che ho letto in varie pagine, in vari forum, e la Disney lo fa solo per vendere, è il suo lavoro, ragazzi. Spezziamo una lancia a favore delle Disney. Se voi che guardate questo video foste i padroni della Disney, non prendereste la palla al balzo. È chiaro, cioè è normale, e dopo sta a noi dire se voglio leggere o non voglio leggere. Dopo da appassionati lo leggeremo assolutamente, però calma, tranquillità, sono lì per vendere. Per fortuna che esistono, se no i supereroi qua nella carta stampata andrebbero a morire. Cioè, possiamo dire di più, noi facciamo lo stesso quando dobbiamo fare le guide della lettura per principianti, non sì. Facciamo la guida di Wolverine adesso che non ci vede nessuno, la facciamo quando c'è un interesse generale verso il personaggio e quando c'è o una storia importantissima che è pubblicizzata ovunque o quando sta per uscire un film dedicato probabilmente sì. A Wolverine o... Detta in gergo tecnico, cavolchiamo anche noi l'onda. Esatto, è giusto così. È normale ragazzi. Quindi anche la Disney ha fatto così, ci sarebbe piaciuto che l'avessero fatto in un modo un po' più originale. Sì, forse diversi. Ma richiamarla sì Civil War, perché magari il fine era lo scontro tra supereroi buoni. Sì. Però tutto diverso, molto diverso, non sempre Iron Man. Cioè, cambiarlo, però va bene così. Ce la teniamo, ormai è in continuity, sarà in continuity per sempre. Esatto. E viva Civil War. Siamo giunti alla fine di questo video, ragazzi. Lunghissimo questo video. Cosa? Lunghissimo. Vabbè, ma questo abbiamo... Noi partiamo e facciamo i video a cuore aperto. Zero copione. Non cioè, abbiamo fogli. Zero, assolutamente zero. Questo qua sono proprio i video che a noi piacciono. Ci sediamo qua in negozio la sera da soli, tutto chiuso, tutto al buio, fuori non c'è nessuno, tipo... Sono le palle di fieno che rotolano. Potremmo inventare una nuova serie chiamata Chiacchierate da Bar, dove noi siamo seduti in un tavolino fuori di un bar, sì. E parliamo di qualsiasi esatto. Cosa. E chiacchieriamo sui fumetti. Abbiamo preso la palla al balzo con Civil War perché ci avevate anche chiesto sia del secondo che del primo, meglio così. Sì. Seguiteci ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. Come si iscrivono? Con una bella, non dovete fare la lotta, fate con calma, uno alla volta, cliccate la campanella, non si fa male a nessuno, non si creano guerre civili all'interno del nostro canale, è lì a disposizione di tutti, la campanella la cliccate e restate aggiornati temporaneamente sull'uscita dei nostri video. Nel nostro canale facciamo unboxing review di statue e console videogiochi in edizione limitata. Parliamo di fumetti, parliamo di film e serie TV, parliamo di Harry Potter, facciamo vlog, andiamo in giro, cerchiamo di fare tutto quello che ci piace e portarlo a voi che siete tantissimi. Esatto, noi usiamo anche Facebook come mezzo di comunicazione tra noi e chi ci segue, dove postiamo trailer, immagini, post dal mondo nerd che tanto ci piace e tanto ci appassiona. Siamo su Telegram, siamo su Instagram, usate il nostro hashtag Io Sono Virtuale. E ormai lo utilizzate veramente in tanti, siamo felicissimi, è bellissimo su Instagram, bellissimo scorrere e vedere le immagini di supereroi, magari quello che ha preso la tazza, quello che ha preso la statua, la foto presa dal fumetto, eccetera. Bellissimo, grazie. E grazie, vi ringraziamo anche e soprattutto per i 3.000 iscritti che abbiamo raggiunto da qualche giorno, siamo troppo felici, i dovuti ringraziamenti però li faremo alla fine del prossimo video di lunedì, che... È una bomba atomica. Bene, ciao ragazzi! Ciao!